Stefano Zeppilli, Gabriele Cesarini, archiviata la partita della prima giornata contro il Montona, arriva questa gara casalinga che vi vedrà proprio qui alla Palestra del Marconi affrontare la Virtus Roma, quindi occasione di riscatto per voi. Siamo una squadra abbastanza giovane, qualche elemento un pochino più grande, la maggior parte tutti ragazzi giovani, comunque anche alle prime esperienze in questa Serie D e quindi cercheremo sempre di fare il meglio, archiviata la gara della prima di campionato e cercheremo subito di rifarci davanti al nostro pubblico sabato. Competitivo avete per questo campionato, perché una squadra che è riuscita a comporsi per questo campionato, quindi vuole fare bene. Noi diamo il massimo in campo, cioè non è detto, non ci è stato detto dalla società un obiettivo né di vincere né di retrocedere, cioè ci hanno chiesto di fare il massimo e questo noi facciamo in ogni partita. Sicuramente, come ha detto Stefano, non siamo partiti benissimo, adesso abbiamo sicuramente un'opportunità di riscatto subito sabato in casa. E come questa squadra? Vi siete allenati per queste settimane, adesso è partito il campionato, che atmosfera c'è nel gruppo? Noi siamo molto contenti del gruppo in generale, non vediamo l'ora di scendere in campo ogni settimana, adesso attendiamo solo con ansia che arrivi sabato. Assolutamente, diamo l'appuntamento perché giocherete sempre in casa di sabato alle 18:30 alternandovi con le femmine, quindi è un orario accessibile per gli appassionati per venire qui alla Palestra del Marconi. Chiediamo a tutte le persone di venire qua a fare il tifo per noi e noi cercheremo di ripagare la loro fiducia portando dei punti a casa. E ricordiamo appuntamento con la Virtus Roma, capitano, chiudiamo con una chiosa perché in estate Coccia Quanà ha parlato di salvezza, però so che qualcuno in società vorrebbe un obiettivo un pochino più alto, è vero? Siamo scaramantici, dai, partiamo con la salvezza, poi una volta raggiunta quella inizieremo a guardare un pochino più su, vediamo dove riusciamo ad arrivare.